Adesso non vorrei fare un passaggio un po' troppo prologo, però com'è la vita nel Principato? Perché insomma è un luogo particolare, suggestivo. È un luogo dove uno che ha le possibilità può viverci tranquillamente, bisogna avere possibilità come in tutte le cose. Se abiti in Milano in via Monte Napoleone ti costa tanto, se abiti a Borgo Belluno in mezzo alla foschiera ti costa tanto, per cui tutte queste robe qui, ricchi, povere, sono tutte cazzate che ogni volta tirate fuori. Intanto cominciate a guadagnare per potervi permettere Monte Carlo. Ecco. E non rompete sempre i maroni con queste robe qui, perché io prendo, alzo e me ne vado, perché non ha nessun senso. Noi poveri, ricchi, ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma siamo ancora lì? Ma no, siamo degli ignoranti, proprio siamo dei rancorosi. No, ma io non so una cosa, lei ha scritto anche un libro sulla ricchezza. Siamo dei rancorosi, fa il tuo lavoro bene, ma scusa, quanto guadagni al mese? Sei povero o sei ricco? No, io sto abbastanza bene. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma non era... Quanto guadagna Giretti? Giretti guadagna Giretti, perché... Giretti, quanto guadagna lei? Spettacolo. Ma scusa, Giretti produce per la Rai. Il Rai, fra l'altro, Giretti, esco dalla Rai e per parlare dei soldi della Rai vengo a media se devo parlare dei soldi. È una roba incredibile, ove vado mi chiedono i soldi. No, scusa. L'ho detto anche a Brunetta. No. Brunetta, no. Quindi non ho problemi. No, Massimo. Sì. No, ma non è un problema, no, ma c'è sempre questa invidia sociale. Quanto, io ho fatto 20 anni di Formula 1, ho vinto 20 mondiali, 8 mondiali, ho comprato e venduto 7 squadre di Formula 1, ho comprato e venduto 3 squadre di calcio, per cui, ma perché avete interrompere i maroni a me? No, ma non volevo, non volete, tenetevi voi, parlate tra di voi, parlate, volete cercare i poveri? Non ci sono. A Monte Carlo, povero. Vabbè, è così. Non era un attacco a lei. Però è evidente che stiamo parlando della città più probabilmente. È per l'immagine che ha Monte Carlo. Immagine a Monte Carlo. Quello. Ma voi dovete pensare alla professionalità, ai rischi, quello che mettiamo dentro. Diamo lavoro a quasi 3.000 posti di lavoro. Ci mancherebbe, vedete. Non c'è nessun problema. Quanti posti di lavoro avete creato voi? No, io nessuno, ma francamente vado avanti comunque a catenare. Allora, Briatore, ho sentito che le piace molto l'idea di Balotelli al Napoli, che gli consiglierebbe questo tipo di esperienza in un'intervista su Premium proprio di qualche ora fa. Nizza è a pochi chilometri. Parla con qualcun altro, chiamami fra 5 minuti. Va bene, allora ci sentiamo fra 5 minuti.